Ciao, sono Paola dell'Atelier dei Sapori, la scuola di Milano. La ricetta che prepareremo oggi è un tornedò di filetto di maiale con le mele e le castagne. Gli ingredienti sono un filetto di maiale, una ventina di castagne già arrostite o bollite, 3 mele a polpa soda, 150 g circa di prosciutto crudo a fettine, mezzo bicchiere di calvados, del timo, la buccia del limone, un chiodo di garofano, noce moscata, olio, sale, pepe e burro. Adesso prepariamo le fettine di maiale. Le avvolgiamo con del prosciutto crudo e fermiamo il prosciutto con dello spago da cucina. Sbucciamo le mele e con l'apposito scavino ricaviamo tante palline che mettiamo a bagno in acqua minerale gasata, che ha lo stesso effetto antiossidante del succo di limone. Dopo aver preparato il tornedò di maiale, facciamo scaldare in una padella un pochino di olio. Aspettiamo che sia caldo e poi faremo rosolare i nostri tornedò, facendo attenzione a non farli seccare né bruciare. Saliamo leggermente, perché c'è già il prosciutto, e pepiamo. Adesso bagniamo la nostra carne con il calvados e lasciamo evaporare. Finiamo di cuocere i nostri tournedò, poi li teniamo da parte e procediamo alla cottura delle castagne e delle mele. Allora mettiamo in un'altra padella mettiamo un pochino di burro con le castagne, facciamo cuocere per una decina di minuti, poi aggiungeremo le palline di mele. Procediamo con il chiodo di garofano, la noce moscata grattugiata e la buccia di limone, completiamo con altro calvados, facciamo insaporire e asciugare, evaporare l'alcol. Quando l'alcol sarà completamente evaporato, passo ad insaporire i due ingredienti. Faccio riscaldare nuovamente le fettine di tournedò, poi aggiungo le mele e le castagne. Lasciamo che tutto si amalgami per pochi minuti. Sistemiamo nel nostro piatto i tournedò con le castagne e le mele e serviamoli molto caldi. Buon appetito!